Bene, continuiamo, anzi concludiamo la parte sui circuiti. Con l'esempio, oggi tratteremo un circuito, forse il primo, in corrente non continua, perché al suo interno vede la presenza di un condensatore. Tecnicamente l'argomento si chiama carica e scarica del condensatore. Ok? Gli strumenti che usiamo, fatemi prima fare un breve riepilogo, la corrente elettrica come moto ordinato di carica, con la sua definizione. In realtà questo delta, che è una quantità finita, tra un poco diventerà un differenziale, quindi questa è una derivata in realtà. La forza elettromotrice della batteria, abbiamo già visto di cosa si tratta, le due leggi di Kirchhoff, quella dei nodi e quella delle maglie, e alcuni esempi di applicazione, e il condensatore, un dispositivo che serve a immagazzinare carica ed energia e a rilasciarla nel momento opportuno. Ovviamente il condensatore in quanto tale, se funziona in modo adeguato, non permette il passaggio fisico di cariche, ma le cariche si accumulano su un piatto e per induzione l'altro piatto si carica. Okay? Quindi quando il condensatore è saturo blocca la corrente. Okay? Perché se invece la corrente passa vuol dire che il condensatore si rompe e quindi il circuito non funziona più adeguatamente. Okay? Ecco, questo è il nostro circuito. Immaginiamo di avere un circuito di questo tipo, dove abbiamo un interruttore qui in alto con due posizioni possibili, A e B, oltre a quella di circuito aperto. L'alimentatore o il generatore di differenza di potenziale per gli amici batteria, un utilizzatore, cioè una resistenza, e il condensatore. Immaginiamo per prima cosa di chiudere il circuito in A. In questo caso viene inserito nel circuito l'alimentatore, cioè la batteria, e il circuito si chiude sulla resistenza e sul condensatore stesso. Okay? In questa posizione, cosa succede? La batteria mette in moto le cariche perché produce una differenza di potenziale, le cariche attraversano la resistenza, quindi c'è una caduta di potenziale, e si accumulano, immaginando sempre la corrente come se fosse prodotta dal moto positivo di carica in senso orario. Abbiamo visto che in realtà sono gli elettroni che si muovono in senso opposto, ma l'effetto è lo stesso. Si accumulano sul piatto del condensatore, via via sempre di più, però man mano che il condensatore si carica, l'arrivo successivo di altre cariche viene ostacolato dalla repulsione elettrostatica. Quindi più il condensatore è carico, più è difficile caricarlo ulteriormente. Al limite in cui il condensatore diventa saturo, cioè non accetta altre cariche, a quel punto la corrente si interrompe. Quindi quando il circuito è carico alla sua massima capienza, chiamiamola, la sua massima capacità, la corrente va a zero. Questo discorso intuitivo è quello per motivare il fatto che questo circuito in realtà funziona in corrente che non sarà continua, perché comincerà con un certo valore, ma poi decade via via verso zero. Perché il moto, ripeto, delle cariche è via via ostacolato da quelle che si accumulano sul condensatore stesso. E questo è il processo di carica del condensatore. Da condensatore scarico, inserendo la batteria, il condensatore si carica in un determinato quantitativo di tempo, in un determinato lasso di tempo. Questo processo si chiama carica del condensatore, che è quello che avviene, per esempio, quando uno vuole fare una foto e inserisce il flash. Il flash viene caricato dalla batteria del circuito, della macchina fotografica o del cellulare, quello che sia, finché non acquisisce la massima carica e poi è una quantità di energia disponibile che viene poi scaricata con un altro circuito che coinvolge la lampada o la lampadina del nostro dispositivo per emettere la luce e l'energia che aveva accumulato nei tempi adeguati richiesti. Andiamo a vedere come analizzare quello che succede in questo circuito. Anche qui abbiamo un circuito tutto sommato abbastanza semplice, abbiamo una sola maglia, quindi è immediato immaginare di usare la legge delle maglie di Kirchhoff. Per cui seguiamo il verso della corrente e sommiamo algebricamente tutte le differenze di potenziale, tutti i delta V, quindi potenziale a valle meno potenziale a monte di ciascun elemento. Cominciamo dalla batteria. Il potenziale a valle è positivo, quindi è più grande di quello a monte. Quindi la caduta di potenziale, delta V, è uguale alla forza elettromotrice. E poi ho la resistenza. La resistenza quindi ha un potenziale a valle più piccolo di quello a monte, quindi il potenziale diminuisce.
e quindi ha una caduta di potenziale meno RI, legge di Ohm, e infine la caduta di potenziale attraverso il condensatore, quindi anche qui è negativo perché a valle è più piccolo che non a monte, meno il delta V sarà la carica presente sul condensatore fratto la sua capacità. La somma di tutte queste tre grandezze deve dare zero, prima legge di Kirchhoff o legge delle maglie. Ok? Aggiungiamo a questo la condizione iniziale che se partiamo da condensatore scarico, la carica Q presente sul condensatore è all'istante 0 in cui chiudo l'interruttore, cioè lo metto nella posizione A, la carica istantaneamente in quel momento è nulla. Queste sono le condizioni di partenza. Del circuito cosa rimarrà costante nel tempo? Beh, sicuramente la capacità del condensatore perché non cambia, la sua geometria, la sua costituzione rimangono uguali. La differenza di potenziale della batteria anche, perché è un generatore di tensione continua, e la resistenza dell'utilizzatore. Cambieranno invece che cosa? La carica sul condensatore, come abbiamo visto prima, la quantità di corrente che attraversa il circuito. Tutto chiaro fin qui? Ok? Si tratta adesso di andare a risolvere questa equazione, l'equazione che otteniamo dalla legge delle maglie, dove le nostre incognite sono I e Q, che però sono legate dalla definizione di corrente elettrica. La corrente che attraversa il nostro circuito è data proprio da quanto rapidamente cambia la quantità di carica sul condensatore. La corrente elettrica non è altro che la derivata della carica sul condensatore nell'intervallo di tempo rispetto al tempo. Quindi dQ su dt se preferite o Q' di t intendendo la derivazione rispetto al tempo. Ok, se teniamo conto di questo e li inseriamo nella nostra equazione di Kirchhoff, otteniamo E-R, la derivata di Q rispetto al tempo, meno Q su C uguale a 0, con la condizione iniziale che inizialmente la carica sul condensatore è nulla, cioè il condensatore inizialmente è scarico. D'accordo? Questa è un'equazione differenziale. Perché? Cosa significa dire che è un'equazione differenziale? Perché coinvolge non solo una funzione del tempo, che è la carica sul condensatore, ma anche la sua derivata. Ogni equazione che coinvolga una o più derivate prende il nome di equazione differenziale. In questo caso la derivata coinvolta è una derivata prima, cioè è coinvolta la prima derivata della carica, quindi è un'equazione differenziale del primo ordine. L'ordine fa riferimento a che tipo di derivata coinvolgo, derivata prima, equazione di primo ordine, derivata seconda, equazione di secondo ordine e così via. Inoltre è un'equazione differenziale ordinaria, non perché sia banale, ma perché coinvolge derivate totali. Cioè in questo contesto si presume che la carica sul condensatore dipenda solo dal tempo. Se ho una grandezza fisica che dipende da più grandezze, okay, tempo, posizione, eccetera, allora ho equazioni differenziali alle derivate parziali, perché esprimo la dipendenza rispetto a una di queste grandezze. In questo caso, essendo una sola la grandezza che varia, il tempo, ho una derivata, come si dice, totale. E quindi l'equazione diventa un'equazione differenziale ordinaria. Qualche volta troverete la sigla ODE, che significa Ordinary Differential Equations, che è un tipo di equazione, quella più comune, tra virgolette, quella la prima che si incontra nello studio delle equazioni differenziali. Ok? Come facciamo a risolverla? Meglio, il termine tecnico, il termine appropriato per risolvere un'equazione differenziale si chiama integrazione. Come si integra un'equazione differenziale? Cioè, abbiamo un legame tra un'equazione, quindi che coinvolge la funzione e una delle sue derivate, la prima in questo caso, qual è la funzione che verifica che soddisfa questo requisito? Con l'aggiunta della condizione valore di partenza uguale a tot, in questo caso 0. Per prima cosa isoliamo a sinistra la derivata della nostra funzione di Q su dt e abbiamo che la derivata della carica vale la differenza di potenziale, la forza elettromotrice meglio diviso la resistenza, meno la carica diviso RC. Okay?
Quindi, se osservate, la derivata è, a parte questo fattore che è costante, non dipende dal tempo, è legata alla funzione stessa con un coefficiente che è 1 su RC. Se vi ricordate sicuramente dal corso di analisi, quando avete visto le derivate standard, la derivata che era uguale alla funzione stessa è la funzione esponenziale, eventualmente moltiplicata per una costante. Se poi invece la derivata è proporzionale alla funzione tramite una costante k, allora la funzione è una costante qualsiasi moltiplicativa per l'esponenziale di k volte la variabile indipendente. Qui al posto della y abbiamo q, al posto della x abbiamo t. Quindi cercheremo una funzione, soluzione del nostro problema di questo tipo, che coinvolgerà quindi un esponenziale con le opportune costanti più un valore costante, perché qui abbiamo e su r, non c'è solo la parte legata a q. Proviamo una soluzione di questo tipo. Usando la condizione di partenza, cioè inizialmente il condensatore scarico e l'equazione differenziale data, dovremo trovare quanto valgono le costanti A, K e B. Questo è in realtà il compito che ci prefiggiamo. Questo è il nocciolo dell'integrazione dell'equazione differenziale. È tutto chiaro? Quindi in questo senso, questo è un metodo tra virgolette ingenuo, perché non si va mai per tentativi, c'è un metodo dietro. Però il metodo lo vedrete quando avrete completato la parte relativa all'integrazione. Per adesso accontentiamoci di questo. D'accordo? Una volta che abbiamo deciso di tentare questa soluzione, la prima cosa che facciamo è calcoliamone la derivata. La costante b dà derivata nulla, in quanto è costante, appunto, non dipende dal tempo. E la parte a per e alla kt dà come derivata k volte e alla kt, ok? Che nel nostro contesto la costante k sarà 1 su rc, e quindi troveremo il valore di k in quel modo. Dopodiché usiamo la condizione iniziale, carica inizialmente nulla, e la sostituiamo nella soluzione proposta. Quindi al posto di t metto 0 e ho A per E alla K volte 0 più B, ma E alla K volte 0 fa 1, perché E alla 0 fa 1, quindi la carica iniziale sarà A più B. Siccome la carica iniziale è nulla, significa che le due costanti A grande e B grande saranno l'una all'opposta dell'altra. Per cui al posto di scrivere A posso scrivere meno B all'interno della nostra equazione. Quindi la nostra soluzione si presenta come B, posso scriverla meglio, come b grande meno b grande per e alla kt, la cui derivata sarà meno b grande k e alla kt. Non ho fatto altro che sostituire la condizione di partenza nella soluzione generale, e trovo un legame tra a grande e b grande, tra due costanti. Ok? Il passo successivo è usare l'equazione del circuito. Quindi, avendo già usato il fatto che q di 0 è 0, quindi usando la soluzione in questa forma, la sostituisco nell'equazione del circuito. Quindi prendo la derivata, meno bk e alla kt, e la metto uguale a questa espressione. Quindi sostituisco a sinistra meno bk e alla kt. A destra ho la forza elettromotrice diviso R, meno la funzione, quindi b meno b grande e alla kt diviso rc. Un pochettino di algebra, quindi separo le due frazioni, e le due grandezze a destra dell'uguale e a sinistra dell'uguale devono essere identiche per qualsiasi tempo, se la mia è veramente una soluzione. Quindi questa deve essere un'identità indipendentemente da t. Se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, abbiamo a destra solo una parte che dipende dal tempo. A destra abbiamo due fattori costanti che non dipendono dal tempo e un fattore esponenziale che è legato al tempo. Quindi affinché i due siano identici, significa che la parte costante, quindi E su R meno B su RC, deve essere uguale a zero, perché questa a sinistra non c'è. E questo mi dà un'informazione su B, perché se metto uguale a zero questa, eccola qua sotto, troverò un'informazione su B grande. Ok? Analogamente il coefficiente, qui ho E alla kt e alla kt che sono identici, il coefficiente B su RC deve essere uguale a meno BK che ho a sinistra, e ottengo la seconda equazione. Queste due equazioni devono valere insieme, quindi vanno a sistema, per cui da queste due ricavo il valore di K e il valore di B grande. Come
con un minimo di manipolazione algebrica. Dalla prima ottengo che K vale meno 1 su RC e dalla seconda trovo che B grande vale la forza elettromotrice per la capacità del condensatore. Quindi possiamo esprimere in modo generale la nostra soluzione, la grandezza che dà la carica sul condensatore in funzione del tempo, si può esprimere in questo modo, differenza di, o meglio, forza elettromotrice della batteria per capacità del condensatore moltiplicata per 1 meno e alla meno t su rc. Quindi è una funzione di tipo esponenziale, come abbiamo visto. Quali sono le sue caratteristiche? Tutto chiaro fin qua. Che caratteristiche ha questa funzione? Beh, la prima cosa che vedo è che è un esponenziale con una esponente che è proporzionale con coefficiente negativo al tempo. Questo significa che più il tempo passa, più questa parte tende a zero, perché l'esponenziale del numero grande negativo è molto piccola. Quindi al limite, quando aspetto un tempo sufficientemente lungo, formalmente in matematica questo significa far tendere t a più infinito, il valore del limite a cui tende la carica sul nostro condensatore sarà proprio il valore della forza elettromotrice della batteria per la capacità del condensatore. Questo lo chiamiamo Q infinito, cioè la carica asintotica, che è la carica che, la massima carica che il condensatore è in grado di custodire, di immagazzinare, di accumulare. In quanto tempo viene raggiunta? Beh, la scala di tempo affinché questo avviene è proprio RC, cioè, come vediamo tra un attimo. Se mandiamo in grafico questa funzione, troviamo un andamento di questo tipo, dove ho una crescita esponenziale fino a un valore asintotico che rappresenta la carica asintotica Q infinito, o meglio ancora E per C. Quindi col passare del tempo, inizialmente il condensatore è scarico, poi si carica, ma la carica procede prima rapidamente, poi il tasso di crescita rallenta finché non raggiunge il valore esponenziale. E qui possiamo chiederci, per esempio, quanto tempo impiega la carica a raggiungere, che ne so, l'80%, il 90% del valore asintotico, perché tecnicamente, dal punto di vista formale, lo raggiunge in tempi infiniti, però magari quando è arrivata al 99%, dal punto di vista della fisica, quel valore o quello asintotico sono praticamente indistinguibili. La scala di tempo come la otteniamo? Beh, in realtà andiamo a vedere il coefficiente RC. R, resistenza, è legge di Ohm, differenza di potenziale diviso corrente. La corrente è carica diviso tempo, quindi le dimensioni fisiche della resistenza sono assimilabili a potenziale diviso carica per tempo, mentre la capacità ha dimensioni fisiche di carica diviso potenziale. Se le mettiamo insieme R per C, la carica e il potenziale si semplificano, rimane il tempo. Quindi questa grandezza RC in realtà si misura in secondi. Il valore RC è proprio la scala di tempo di carica, e vedremo poi di scarica, del condensatore. Okay, quindi qui, per esempio, che viene indicato dalla lettera greca tau, a un tau la carica ha raggiunto il 63% del valore asintotico. Dopo 3 o 4 tau sono al 99,5% della carica asintotica. Quindi diciamo che in un lasso di tempo che è il triplo, o meglio il quadruplo, del valore della resistenza del circuito per la capacità del condensatore, il condensatore ha raggiunto un valore praticamente indistinguibile dal valore asintotico. Ecco, questo è quello che ho appena detto, no? 4T sono al 98%, a 1T sono al 63%. Quindi normalmente un condensatore si carica, diciamo, in un tempo che è 4 volte tau. Quanto vale questo tau? Beh, prendiamo un circuito normale, senza grandi valori decenti di R e di C, un 10 ohm per la resistenza, un 10 alla meno 4 farad per il condensatore, e la scala di tempo tau, il prodotto R per C, vale 10 ohm per 10 alla meno 4 farad, un millisecondo. Quindi questo condensatore si carica in circa 4 millisecondi. In 4 millisecondi arriva al 98-99% della carica asintotica. Quindi un tempo molto rapido, molto breve. Si carica molto velocemente. Ok?
Che cosa ne è della corrente? Beh, una volta che io ho la funzione che mi dà la carica sul condensatore, per trovare la corrente non faccio altro che derivare la carica presente sul condensatore rispetto al tempo. E ottengo questa espressione, E C diviso tau per E alla meno T su tau. Vi ricordo che tau è RC. Quindi se metto al posto di tau RC, 2C si semplificano e mi rimane E su R. Quindi la corrente inizialmente è massima, diversamente dalla carica che inizialmente è nulla, e via via decresce fino a un valore nullo, asintoticamente nullo. In che tempi? Beh, anche lì è uguale. 4 volte tau, la corrente ha perso circa il 98-99% del suo valore iniziale, quindi si è ridotta all'1-2% di quello che era di partenza. Quindi nella stessa scala di tempo la corrente si riduce praticamente a valori nulli. Perché? Perché il condensatore non accetta più altre cariche, quindi la carica non riesce più a muoversi all'interno del nostro circuito. Okay, quindi abbiamo un grafico di questo tipo per la corrente. Okay, vi ricordo che abbiamo assunto come verso positivo quell'orario in questo circuito. Okay? Possiamo anche andare a individuare la carica verso tempo oppure differenza di potenziale verso tempo attraverso il condensatore, ma anche attraverso la resistenza. Okay? Tanto sarà praticamente utilizzando la legge di Ohm, possiamo calcolare la differenza di potenziale della corrente attraverso tutte e due. Teniamo grafici analoghi. E qui sotto ho riportato le due soluzioni, la corrente in funzione del tempo e la carica in funzione del tempo. Okay? Se la carica, per esempio, la moltiplico per R, ok? Ho la differenza di potenziale ai capi della resistenza che avete graficato qua sotto. La stessa corrente attraversa R e anche C. È tutto chiaro questo? Molto bene. Immaginiamo adesso di aver già caricato il nostro condensatore e di volerlo scaricare. Quindi, se inizialmente il condensatore ha già raggiunto la sua carica Q asintotico, quindi è già pieno di carica, stacco il contatto da A e lo attacco in B. Quindi in questo caso escludo il generatore della batteria. E quindi ho corrente nel mio circuito dovuta al fatto che il condensatore si scarica, cioè tende, le cariche positive che sono al piano superiore migrano verso la parte negativa. E migrano perché? Perché si respingono l'un l'altra, quindi si tendono ad allontanarsi l'una dall'altra quanto più possibile, finché non c'è equilibrio elettrostatico tra i due piatti del condensatore, tecnicamente quando sono scarichi. E anche in questo caso, più carica se ne va, meno carica rimane da spendere, tra virgolette, dal condensatore. Quindi anche lì sarà una corrente inizialmente diversa da zero che tenderà a valori nulli. Solo che notate il caso che in questo caso la corrente elettrica I ha un verso opposto al precedente, quindi se il verso orario era quello positivo, questa sarà una corrente negativa. Ok? Come impostiamo il circuito? Beh, sarà lo stesso di quello di prima, quando il circuito includeva la batteria, ma metteremo uguale a zero la differenza di potenza della batteria, cioè la forza elettromotrice della batteria. Quindi possiamo sfruttare l'equazione di partenza, perché è sempre la stessa in principio, solo che stavolta qui a sinistra non abbiamo più niente. Quindi al posto della differenza di potenziale E metto 0, quindi mi rimane l'equazione meno RI meno Q su C uguale a 0. Anche qui riordino, al posto di E metto la derivata della corrente, della carica rispetto al tempo, e ho che la rapidità nel tempo con cui cambia la carica sul condensatore vale meno Q su RC. Con la stessa tecnica di prima, qui ho la derivata proporzionale con una costante negativa a Q, avrò una soluzione di tipo esponenziale. Il ragionamento è identico, quindi avrò una soluzione del tipo B per E alla KT, dove tau sarà lo stesso di prima. Okay? Quindi avrò una evoluzione temporale della mia carica sul condensatore di tipo Q0, carica iniziale, per E alla meno T su RC, dove RC è il nostro tau, la nostra scala di tempo, con considerazioni del tutto analoghe fatte per il caso della carica del condensatore. L'equazione è esattamente la stessa. Quindi qui avremo stavolta un valore iniziale della corrente, non zero, chiamiamola Q0, corrente carica iniziale, che via via decade con un andamento esponenziale fino a raggiungere valori asintoticamente nulli. E
In quanto tempo? Beh, anche in questo caso con 4 volte tau, come vedete qua sotto, ho già scaricato il 98-99 circa per cento della carica iniziale, quindi sono in 4 tau, riesco a scaricare il condensatore. Anche lì, quindi, facendo l'esempio del flash della macchina fotografica, se si carica in 4 millisecondi, in altrettanti millisecondi si scarica. Il flash dura molto poco. Okay? A meno che io non inserisca altri condensatori o altre resistenze nello stesso circuito. Analogamente, anche in questo caso, se siamo interessati, abbiamo trovato la carica sul condensatore, se siamo interessati a sapere come va la corrente, è sufficiente derivare la funzione che ci dà la quantità di carica sul nostro condensatore. Deriviamo una volta e otteniamo, qui ho meno K T su RC, quindi ho meno Q0 su RC, per E alla meno T su RC o meno T su tau se preferite. Qui vedete il segno meno al significato fisico che abbiamo visto prima. Col più la corrente si intendeva in senso orario. Siccome adesso la corrente fluisce in senso opposto, antiorario, il suo segno algebricamente ne tiene conto, quindi avremo meno di 0 su RT. Quindi parto, qui lo 0 è qua in alto, la corrente inizialmente è meno Q0 su RC, e raggiunge valori nulli in tempi dell'ordine del 4 volte tau, 4 volte RC. Quindi si esaurisce in tempi, anche questo dell'ordine per il circuito di prima, attenzione, dell'ordine di 4 per 1 millisecondo, quindi 4 millisecondi. Poi la scala di tempo RC andrà calcolata caso per caso, secondo di quanto vale il valore della resistenza del circuito e della capacità del condensatore stesso. Ok? Idem anche in questo caso, anche nel caso di fase di scarica, posso calcolare corrente di differenza di potenziale non solo ai capi del condensatore, ma anche attraverso la resistenza. Basta moltiplicare in quel caso con la corrente per R e ho la differenza di potenziale che è qua sotto. Domande? Ok? Qui abbiamo registrato per voi un filmato in cui metto in pratica quanto abbiamo appena visto utilizzando il laboratorio virtuale del FET, costruendo il circuito che abbiamo appena visto. Ditemi se sentite. Buongiorno, benvenuti a tutti a questa piccola esperienza di laboratorio virtuale. Qui oggi vedremo di applicare quanto visto a lezione per quanto riguarda i circuiti RC in particolare, la carica e la scarica del condensatore. La sintonia quindi non è più quella, è sempre del FET, non è più quella del laboratorio in corrente continua, ma si chiama appunto filtro di costruzione di circuiti AC e DC. AC e DC significa corrente continua, ma in realtà non usiamo corrente alternata, usiamo un generatore, una pila che produce un DB costante, però la corrente sarà variabile. Perché questo è quello che succede quando inseriamo un condensatore, okay? Che non può essere del sottocorrente continuo. Costruiamo il nostro circuito, quindi andiamo a prendere la resistenza, la colleghiamo con un piccolo conduttore, diciamo conduttore al condensatore, facendo sotto, ok, facciamo un po' più. Continuiamo con un altro cavo, a sinistra, e qui inseriamo il circuito, facciamo andare questo cavo qui. Qui chiuderemo il circuito a questa parte con un interruttore. Qui questo sarà il circuito che poi sarà quello di scarica del condensatore. Ok. Quindi Qui il inseriamo circuito è aperto in questo punto, il centratore è alto. un interruttore che sarà quello che chiude il circuito di carica, un cavo e qui la batteria, controllo positivo su in alto e quindi chiudiamo il circuito dal polo negativo a questo modo del circuito. Adesso vedete che il condensatore è scarico, senza, quando si carica ci sono dei piumi nella parte superiore, dei venti inferiore,
diciamo, di resistenza, facciamo anche esaminare il valore di resistenza, 10 ohm, quindi la capacità, abbiamo 0,1 fara, quindi la scala di tempo di carica e scarica, che è la tau, che RC sarà 10 ohm per 0,1 fara, quindi 1 secondo. Questa è una Ok? carica Quando si lenta. vede gli strumenti di misura, mettiamo gli strumenti che ci permettono di graficare, ad esempio la forma di un Questi strumenti qua a fianco permettono di fare proprio dei grafici in tempo sì, reale. ecco, L'amperometro lo inseriamo in serie. Vedete qui la e corrente è nulla, è sullo zero. Questa lineetta azzurra dà la corrente. potenziale sempre il capo del condensatore, questo positivo nel questo ci dà la potenziale del capo del condensatore, questo strumento ci dà la corrente che attraversa il circuito. Questi più e meno servono a cambiare la La scala, domanda zoomare in verticale. se adesso chiudiamo il circuito di carica, iniziamo questo interruttore, Questa corrispondeva alla posizione A, vedete che la corrente comincia a fluire, ecco, vedete che si vede c'è che la si corrente sposta che sale progressivamente man mano che il con condensatore un stacca. valore molto, Ok? Quindi quando raggiunge il livello di diverso da zero all'inizio. saturazione, carica, il condensatore non si carica più. Il condensatore si è caricato, vedete tutti, questi qui sono tanti più e tanti meno sotto, e ha raggiunto il suo valore massimo di carica. Rivediamo. Ecco, vedete il valore di saturazione e il potenziale già carico. Abbiamo caricato il condensatore, possiamo riaprire il circuito a sinistra. Adesso il condensatore è pieno di carica, Quindi adesso è saturo. nulla sia la corrente nulla, quindi questo rimane carico. C'è di Per presa di scaricarlo potenziale, la dobbiamo corrente è chiudere zero. questo interruttore per centrale, in modo Se tale chiudiamo che questo, si chiude il maglio di destra e quindi le carte cominceranno a fluire dalla parte positiva verso l'alto, si scaricheranno nel circuito attraversando la resistenza. Vado a chiudere il circuito, vedete la corrente qui, questo potenziale si inizialmente esaurisce la e la massa corrente avrà va a una zero. sinusoide rimanente esponenziale, quindi anche il processo esponenziale di scarico di una scala di tempo che non è stata inserita in questa scala qua sotto perché prende il tempo da quando abbiamo inserito gli strumenti del nostro circuito. Ok? Riapriamo il circuito di scarica, diciamo, ripeto, non ricaricando il condensatore, chiudiamo questo, su valore massimo, ma quando si sposta su come la carica sul che qui condensatore vanno via le cariche più e si meno sul condensatore più o meno nel tempo. Ci sono domande? Beh, abbiamo concluso, possiamo riassumere dicendo che abbiamo visto collegamenti in serie in parallelo di resistenze e di condensatori. Abbiamo visto cosa si intende per processo di carica e di scarica del nostro condensatore, che per riuscire a modellizzarlo, cioè creare un'analisi delle leggi fisiche che governano, abbiamo inserito una resistenza e una differenza di potenza, una batteria in serie al nostro condensatore, e abbiamo studiato l'evoluzione temporale delle due grandezze variabili, che sono la carica e la corrente, la carica sul condensatore e la corrente elettrica nel circuito. Ok?
questo tipo di processo, questo microcircuitino piccolissimo e molto semplice, è utilizzato in moltissime situazioni in cui mi serve temporizzare un processo. Per esempio nei pacemaker che vengono usati in medicina e in chirurgia, quindi in cardiologia, c'è un circuitino che viene temporizzato utilizzando una batteria che viene inserita e tolta periodicamente per dare proprio il ritmo di scarica e di carica delle pulsazioni cardiache regolate in funzione delle necessità del paziente. Un altro processo in cui mi serve una carica di produrre una intensità luminosa in tempi ragionevolmente brevi a seconda della posa della foto è il flash della macchina fotografica. Questo è un altro esempio. Ok? Domande? Bene, se non ci sono domande ci fermiamo qua per oggi.